Piedrilcina, dove aveva aperto gli occhi alla luce e avuto il germe della vocazione, continuava ad avere una parte importante nella sua vita. Gli dava quello che il convento non poteva dargli: il conforto dell'aria natia, la linfa e le forze per proseguire, pur tra i malesseri, i suoi pesanti studi. Storia davvero singolare questa di un frate che, sostenuto da una vocazione fortissima, è costretto continuamente ad uscire fuori dal convento e dalla regola comunitaria con tanto ardore abbracciata. Si direbbe un ripetuto tentativo del demonio di ricacciare quel giovanissimo religioso promettente nella folla anonima. Davvero una sorte singolare questa di Frappio, di amare tanto l'abito di San Francesco e la regola cappuccina, da non prendere in alcuna considerazione gli altri ordini o lo stato secolare del sacerdozio per ritrovarsi poi continuamente in mezzo al secolo. Un altro meno saldo, meno sicuro di sé, avrebbe potuto approfittarne per mandare tutto alla malora, l'abito e le regole, oppure avrebbe ceduto alle sollecitazioni della precaria salute, tralasciando gli studi. E ci sarebbe voluto ben poco con quel suo stato malaticcio. Con la lontananza dei superiori e la mancanza dell'esempio dei condiscepoli e con le continue suggestioni della vita del proprio paese, i compagni d'infanzia, la campagna, la libertà. Un altro, ma Frappio no. Per Frappio era una supposizione impossibile. E con incrollabile volontà, con una costanza che spiega la sua straordinaria carriera sulla via della perfezione, egli studia. Studia i testi di filosofia, le austere pagine della teologia. Imponendosi una disciplina e orari che nulla avevano da invidiare a quelli del convento. Studia nella sua stanza di via Santa Maria degli Angeli, studia nella stanzetta della torre, studia in campagna dove si reca spesso per respirare aria buona. Così la sua preparazione al sacerdozio prosegue, inflessibilmente, a scorno di tutti i tentativi diabolici di mandare a monte i disegni divini. Progrediva nell'amore di Dio in misura impressionante pervenne a questo stato nel quale il possesso di Dio è tutto ed è l'unica felicità desiderabile. Ogni volta che dici la verità sali uno scalino verso la libertà, la missione del nostro programma, la vera storia di Padre Pio. Eh, la verità è, ehm, è quanto vuole approfondire il nostro programma, quanto vi raccontiamo eh, non sono soltanto storielle o leggende come qualcuno ha affermato e afferma ancora, eh, è la storia, è la storia vera di un uomo che è diventato frate, sacerdote, santo e il nostro racconto ha mh, subito però una battuta d'arresto, eh, come eh, la vita di Padre Pio 1915. Dieci. Nel 1910, eh, vi abbiamo già raccontato nelle scorse puntate, eh, Padre Pio è stato costretto a tornare a casa, a Pietrelcina, con l'autorizzazione però dei superiori, dei superiori cappuccini. Eh, L'anteprima ci ha un po' eh, già anticipato qual è il tema di oggi, la permanenza eh, di Fra Pio Forgione a Pietrelcina. Questo dramma, possiamo definirlo anche così, il dramma di questa permanenza um, a Pietrelcina, non solo da parte di questo frate cappuccino, ma anche da parte dei suoi confratelli, dei superiori, eh, ma forse non per gli stessi. Pucinari, che hanno goduto di questa presenza per diversi anni eh, nel Rione Castello, tra il Rione Castello e anche la stessa chiesa di Santa Maria degli Angeli, lì hanno avuto l'opportunità di conoscere più a fondo questo oh, frate eh, giovane, seppur malaticcio, ma mh, che ha lasciato un segno in quegli anni nella sua pietrelcina. Un periodo che si protrarrà per altri sei anni e noi oggi vogliamo affrontare questa strana, unica ed eccezionale permanenza nel suo Paese. Natale. E proprio per questo ci aiuta in questo nostro eh, racconto. Lo vediamo eh, in collegamento da Pietrelcina, proprio nel Rione Castello, siamo in Vico Stortovalle, eh, dinanzi alla Casa dei Forgione, fra Carlo Laborde. Eh, grazie Padre Carlo per la tua disponibilità eh, perché Padre Carlo ci illustrerà attraverso una vera e propria visita guidata nei luoghi eh, di Padre Pio a Pietrelcina le tappe più importanti della sua vita in questi anni di permanenza. Grazie per la tua disponibilità, eh, Padre Carlo. Pace e bene, ben, ben trovati a voi. Bentrovato, bentrovato a te padre Carlo eh, e inoltre abbiamo in collegamento anche eh, dall'infermeria provinciale anche padre Riccardo Fabiano, padre Riccardo Fabiano storico, studioso su padre Pio che ci aiuterà a scoprire nel dettaglio um, alcuni aspetti che forse non sono ancora noti in ordine alla permanenza di questo giovane frate Cappuccino nella sua uh, Ecco, eccolo vediamo padre Riccardo grazie come sempre eh, per la tua disponibilità, padre Riccardo sempre pronto e attento ehm, all'approfondimento di ogni tematica che noi gli eh, proponiamo. Ebbene, torniamo a Pietrelcina, torniamo da, da padre Carlo, padre Carlo quindi eh, Frappio è costretto a restare a casa a Pietrelcina, tu sei proprio dinanzi alla casa dei Forgione in Vico Stortovalle 32, questo giovane 23enne nel 1910 comunque eh, è stato un ragazzo, da sempre un po' eh, malaticcio, così come eh, qualcuno ha affermato? Beh, Sicuramente la malattia ha accompagnato Padre Pio sin dall'infanzia, eh, vari disturbi, eh, praticamente lui è stato sempre malato, praticamente da, anche da bambino, eh, si racconta insomma, nei, nelle testimonianze del tempo che abbia avuto anche dei problemi eh, a livello intestinale. Eh, quindi che ne abbia sempre sofferto, Insomma, poi questi, queste, mh, eh, queste malattie si sono un po' acutizzate, soprattutto eh, quando già era entrato in convento, forse anche per la vita un po' austera e penitente che eh, in genere i frati menavano a quel tempo, ma anche lui forse si imponeva delle penitenze particolari, per cui quelle, quella situazione si è andata un pochino più degradando, quindi pare più anche negli ultimi tempi non ha potuto seguire i corsi accademici eh, di teologia per la, in vista dell'ordinazione sacerdotale, ma ha dovuto rientrare qui nel suo paese, quindi seguire dei corsi in, in forma privata con un sacerdote del luogo, proprio perché non riusciva diciamo così, eh, a vivere una vita normale a causa delle patologie che lo affliggevano. Padre Carlo il giovane frate sta male, eh, ma di questa malattia nessuno ci capiva qualcosa, soprattutto gli stessi medici. Sì, il suo il dottor Cardone, che è stato il suo medico qui a, a Pietrelcina e che lo ha un po' seguito e che il quale diciamo così, di fronte alla diagnosi che avevano altri medici eh, espresso di che lui avesse la tubercolosi. Questo dottore, il dottor Cardone, dice no, non è tuber tubercolosi, ma comunque eh, era problemi a livello eh, respiratorio, insomma problemi che l'hanno afflitto, che padre Pio ne soffriva. Nelle lettere noi eh, leggiamo eh, quanto mh, padre Pio soffrisse a causa della tosse, spesso dice che sembrava che, che il, suo, insomma, il suo petto dovesse spaccarsi. Ecco, da queste crisi di tosse che lo affliggevano e che non gli consentivano di dormire di riposare in modo sereno quindi eh, la diagnosi è stata sempre un po incerta nessun medico è riuscito diciamo, ad, a dare una, un responso sicuro e certo circa la malattia che affliggeva padre pio eh, addirittura Padre Pio fa, lascia capire le sue lettere che era una malattia che era una permissione di Dio e che lui non poteva rivelare, diciamo così, il vero motivo eh, quindi praticamente anche le varie diagnosi che hanno dato anche dei medici eh, il dottor Cardarelli a Napoli eccetera non erano eh, delle diagnosi precise perché non riuscivano a, diciamo, a discernere che tipo di malattia effettivamente Affliggeva padre Pio. Ecco. Eh, riflettendoci, si tratta di una situazione per un frate cappuccino eh, stare fuori 6 barra 7 anni fuori dal convento eh, inammissibile. Certo, beh, per quei tempi in cui eh, diciamo, la disciplina era molto più rigida, ovviamente di adesso, eh, un, per rimanere in famiglia un frate già professo. Eh, addirittura le soglie del sacerdozio e dopo anche l'ordinazione sac sacerdotale per circa sette anni è una cosa realmente atipica molto rara. Penso che anche oggi sarebbe molto difficile che un frate potesse per motivi di salute rimanere sette anni fuori dal convento. Quindi in quei tempi era assolutamente incomprensibile. I superiori hanno tollerato malvolentieri questa situazione, quando lui si riprendeva un po', si sentiva un po' meglio, gli davano l'ubbidienza di rientrare in convento, ma eh, sentendosi di nuovo male dovevano permettere che ritornasse a Pietelcina. Quindi questi andirivieni praticamente è stato sette anni, praticamente dal 1909. Al 1916 praticamente quasi costantemente qui a Pietelcina. I superiori vedevano di malocchio questa questa situazione addirittura a un certo punto hanno cercato o hanno proposto a Padre Pio quasi di, ecco, di, di essere dimesso dall'ordine e di entrare diciamo così nel clero di essere aggregato al clero diocesano ma Padre Pio pianse molto e, e supplicò e anche il Signore che non permettesse mai questo perché lui si sentiva profondamente francescano, figlio di San Francesco, e non voleva assolutamente ecco, lasciare l'ordine e poi grazie a Dio gli è stato concesso di poter rimanere ecco, fino a quando poi nel 1916 è rientrato definitivamente in convento. Ebbene, padre Carlo, con te eh, avremo modo di eh, visitare eh, alcuni luoghi importanti della sua eh, pietrelcina, nel rione Castello, come già abbiamo anticipato, dove ha dimorato il giovane frate Pio da Pietrelcina. Però torniamo presto da te, ma prima facciamo una piccola pausa. E abbiamo cominciato la nostra puntata eh, chiedendoci... Perché? Perché questa malattia? Perché questa permanenza a Pietrelcina? Perché i medici erano disorientati e noi aggiungiamo non ci capivano proprio nulla? Perché? Ecco, tutti i vari autori, biografi di Padre Pio si fermano a, questo, a questa situazione, la malattia. Una malattia misteriosa, strana. Eh, e noi aggiungiamo anche una malattia, in un certo senso poi ce lo racconterà lo stesso Padre Pio nelle sue lettere, permessa da Dio. Padre Riccardo dà una risposta che non troviamo in altri testi, proprio in ordine a questa domanda, perché? Ecco, in collegamento dall'infermeria eh, provinciale padre Riccardo Fabiano, eh, ecco padre Riccardo, perché questo giovane frate chiamato nell'ordine dei frati minori cappuccini, lo stesso signore lo chiama a vivere questa esperienza di vita, eh, ora lo stesso eh, signore lo vuole fuori, lo vuole fuori dal chiostro e come lui spesso ricorda lo vuole in questa terra d'esilio, perché? Bisogna partire da più lontano. Il Dio santifica tutti, ma in modo diverso. Anche la vita consacrata o religiosa è di diversi tipi. C'è la vita attiva e la vita contemplativa, c'è la vita monastica e c'è la vita religiosa, c'è la vita eremitica e la vita fraterna comunitaria padre mio è stato chiamato a una vita comunitaria fraterna dei frati minori cappuccini. ma poi è stato chiamato a un altro tipo di vita direi alla vita eremitica che fa da preparazione alla vita attiva questo tipo di vita Contemplativa e nascosta, esiste anche Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo ha cominciato a 30 anni a, a compiere la sua missione, mentre adesso cominciamo a 19 anni, anche i sacerdoti e i diaconi. San Francesco da sì stesso, padre spirituale di Padre Pio, perché padre mi è il del di ha vissuto un tempo nella sua vita, dopo la sua conversione, di solitudine, di vita eremitica. E dopo qualche anno ha avuto i primi fratelli, quindi ha cominciato a vivere insieme: Frate Bernardo, Frate Leone, eccetera. E il Signore. Ha detto questo a Padre Pio. La Madonna lo ha detto perché una volta Padre Pio, per ordine di Padre Agostino, chiese alla Madonna di risolvere questo problema, di farlo andare in convento. E la Madonna da quel momento ha detto smettila. Praticamente, per un po' di tempo non si è fatta più vedere a consolare Padre Pio. Gesù e Maria hanno detto a Padre Pio che doveva stare lì, ma Padre Benedetto, che era il superiore canonico, cioè il provinciale, che era responsabile di tutti i frati della provincia e che era anche direttore spirituale di Padre Pio. In un primo tempo, padre Benedetto ha concesso a padre Pio di stare in casa. Però gli ha detto fin dall'inizio: Non so quali sono i disegni di Dio su di te. Ecco, solo con questi particolari non si riflette, ma bisogna riflettere. Perché? Fin dall'inizio ha detto: Questa è malattia, la tua voluto da Dio e tu stai migliori però non guarisci visto che non guariva dice beh tu anche se rimani malato perché questa malattia non, non scompare con l'aria nativa devi andare in convento e stare malato se il Signore lo vuole ma in convento perché il Signore ti ha chiamato in convento e padre Pio non ha detto mai chiaramente a padre Benedetto perché il Signore lo voleva a Pedricina perché padre Benedetto diremmo non aveva concetto, non aveva nella sua mente il tipo di vita consacrata che è l'eremitismo, la solitudine che aveva padre Pio. E padre Pio qualche cosa ha detto, forse più a padre Agostino che a padre Benedetto. Ha detto il Signore mi vuole fuori del convento per maggiore perfezione. E che cos'è questa maggiore perfezione? È la vita eremitica che è di maggiore perfezione visione, rispetto alla vita comune, alla vita fraterna. Qui è il nucleo, secondo me. Padre Pio dice a Padre Agostino, non lo posso dire il vero perché, chiarissimamente. Perché mancherei di carità? In che senso? Non lo dice l'epistolare, ma mancherei man di carità, lo dice. Cioè, se Padre Pio avesse detto a Padre Benedetto, vedi che stando in convento, nella vita comunitaria, io non arrivo alla santificazione, al culmine che vuole Dio, se sono lì, e, e diciamo così, le cose non vanno. E uh, allora avrebbe offeso in un certo qual senso la vita cappuccina, il metodo cappuccino. Invece, né da parte di Padre mio, né di Gesù Cristo, c'era il ripudio della vita cappuccina. Però ecco questa vita cappuccina. Padre mio doveva essere preceduta dalla vita eremitica. Perché in questa vita eremitica? o di contemplazione. Dal 1910 al 1916 c'è stato un grande progresso di santificazione spirituale di Padre Pio. C'è stata la notte dei sensi, la notte oscura, c'è stata la orazione passiva, ci sono stati parecchi c'è stato anche il fenomeno della stigmatizzazione, quello del 1910, con il rosso in mezzo alle mani e ai piedi. Allora, questa vita che Padre Pio ha svolto a Pietrecina senza compiere l'apostolato esterno. È proprio di preparazione all'apostolato esterno che c'è stato dal 1916 per due anni un apostolato non troppo grande apostolato di confessione dei ragazzi e di formazione delle prime figlie spirituali che possiamo dire sono il primo nucleo dei gruppi di preghiera. Poi dal 18 in poi, dalla simbolizzazione, c'è stato il grande apostolato, il padre mio, al quale è stato preparato da Gesù Cristo con la vita eremitica o contemplativa di Pietricina. Questo lo dico io in un modo particolare fatto della vita eremitica, nella solitudine di Padre Pio, perché mi sembra che non ci sia esplicitamente nell'epistolario e in nessun altro autore, però non è un fatto eh, tipico di Padre Pio, ma è di solito nella vita della Chiesa, come già abbiamo detto, cominciando da Gesù Cristo da San Paolo, da Giovanni Battista, da San Francisco d'Assisi, i quali al grande apostolato, anche esterno, che hanno fatto sono state preparate da questa vita più contemplativa, che possiamo dire che è la vita di Maria che prepara alla vita spirituale di Marta dell'attività. Ecco, questo sembra a me la risposta giusta alla tua domanda. Grazie, grazie padre Riccardo per questo spunto di riflessione. Intanto noi facciamo una piccola pausa, poi torniamo nuovamente insieme. E frappio, forgione da pietrelcina, è costretto a dimorare ancora nel suo paese, continua a trattare tutti con cordialità, con confidenza, eh, non permettendo anche che la sua dignità, ecco, eh, potremmo dire tra virgolette sacra, di, di, di sacerdote, eh, crei quella riverenza che eh, sappia di soggezione, di distacco nei confronti dei suoi eh, compaesani, eh, la maggior parte analfabeti, la maggior parte eh, tutti contadini eh, che vivono ecco, nei campi e che poi eh, si ritrovano ecco, tra queste vie del Rione Castello a conversare con lui, quindi una conversazione in mezzo ai fedeli per quell'apostolato spicciolo di questo giovane frate cappuccino, della parola, del buon esempio, adatti a far vivere da buoni cristiani. E proprio su questo vogliamo fermarci attraverso un contributo d'archivio. Ci aiuta padre Marciano Morra eh, e ci racconta alcuni episodi eh, che viveva questo giovane frate sacerdote nella sua pietrelcina in questi anni di permanenza a Pietrelcina. Egli proviene dal monte contadino e per motivi di salute deve soggiornare in campagna. Saluta la gente, dice una buona parola di conforto, una battuta spiritosa che crea l'ambiente serena, accetta l'invito a sostare sotto l'ombra di qualche albero quando fa caldo, si intrattiene con la gente semplice, Tenendo presente che a quell'epoca i sacerdoti conducevano una vita piuttosto riservata, non dava soggezione ad alcuno perché parlando la lingua dialettale non creava distanza ma metteva tutti anche gli incolti a proprio agio e Padre Pio parlava la lingua dialettale. Un'amica d'infanzia di Padre Pio riferisce in una forma pittoresca, le sue impressioni quando nel 1911 ritornò dall'America e incontrò padre, padre Pio. Si fermava, si sedeva all'ombra di un fico, oggi scomparso e sostituito con alcune altre piante. Quando tornai dall'America incontrai Francesco, era già sacerdote, lo salutai facendo un inchino e scoprendomi il capo, buongiorno don Francesco, e lui, umile, umile, mi rispose, io non mi chiamo più Francesco, mi sono battezzato di nuovo e mi chiamo Padre Pio. Mi ricorda anche come se fosse ieri quando si fermava all'ombra degli alberi e una volta mentre si parlava il discorso caldo sugli ebrei, che io conobbi in America, e raccontava come pregavano e cosa facevano. E padre Pio disse: Ognuno dipende dalla sua religione, e bisogna avere rispetto per chi non professa la nostra fede. Ma torniamo a Pietrelcina dove vediamo Padre Carlo in collegamento che eh, ci attende. Eh, lo vediamo Padre Carlo, ti sei spostato nella casa materna di eh, Padre Pio, mh, la casa denunzio, potremmo dire proprio così. Eh, tra l'altro quella è stata anche la casa della festa dell'ordinazione eh, di Padre Pio. A te Padre Carlo. Eh sì, siamo qui all'ingresso della casa materna, cioè la casa che la mamma di Padre Pio, eredito dai suoi genitori, e dove vissero i primi anni di matrimonio, i genitori, e poi passarono all'altra casa dove è nato Padre Pio. E, qui praticamente si racconta che hanno festeggiato anche l'ordinazione sacerdotale di Padre Pio, avvenuta il 10 agosto 1910. Eh, la mamma aveva fatto questi dolci tipici di, di pietelcina, aveva chiesto alle donne della, della zona delle uova, insomma eh, la farina per confezionare questi dolci che Mamma Peppa offrì diciamo, a tutti gli invitati, alle persone che, vicine della famiglia che, e quindi hanno festeggiato in questo luogo molto... Disadorno, molto piccolo, ecco la, la festa dell'ordinazione di Padre Pio, che fu diciamo eh, accolto da tutto il paese con grande gioia, con grande giubilo, si dice addirittura anche con la banda musicale che lo attendeva all'ingresso del paese quando tornò su un carretto, eh, tornando da Benevento, dove era avvenuta la sua ordinazione la, in una cappella del Duomo di Benevento. Quindi, in questo luogo così semplice, eh, diciamo che festeggiarono questo grande evento dell'ordinazione sacerdotale di Padre Pio. Tra l'altro, eh, Padre Carlo, qualcuno a Pietrelcina eh, aveva il timore di questo giovane frate, appunto eh, pensavano che lui avesse la tubercolosi. Dunque sì, eh, Padre Pio era amato da tutti, però allo stesso tempo era guardato con un certo, eh, una certa curiosità, perché si sapeva che attorno a lui c'era qualcosa di strano, queste manifestazioni anche rumorose, vessazione del diavolo, eccetera, quindi la gente aveva un certo timore un certo nei suoi confronti. E si racconta un episodio particolare che l'arcivescovo di Benevento venne in visita a Pietricina e si fermò a pranzo dal, dal parroco Don Salvatore Pannullo. Chiedendo al parroco, alla sorella del parroco con cui il parroco viveva, di invitare anche a pranzo padre Pio che risiedeva qui a Petelcina. La sorella del parroco pare che non lo volle invitare perché aveva paura del contagio. Si, si credeva che padre Pio avesse la tubercolosi, quindi che diciamo, potesse contagiare usando le posate, cioè, i piatti, ecco, e mangiando in comune. E quindi la sorella non lo invitò. E dopo qualche giorno Padre Pio venne a sapere di questo, di questo fatto e ne rimase molto male e rimproverò, rimproverò diciamo così, disse al parroco il suo disappunto perché non era stato invitato per questo timore. E lui sapeva benissimo di non avere la tubercolosi, quindi di non poter contagiare, ma Padre Pio usava tutto perché se lo imponeva glielo imponevano. Ecco, tutto a parte, anche il calice, la patena, i paramenti, il camice, è tutto a parte perché giustamente gli altri temevano il suo contagio. Tant'è vero che quando Padre Pio andò via da Pietregina nel febbraio del 1916, murarono dietro l'altare maggiore della chiesa parrocchiale il calice e la patena usati da Padre Pio. E se ne perse la, diciamo, la memoria. Quando negli anni Ottanta ci fu il terremoto e le chiese qui di Pietricina furono danneggiate, furono diciamo un po' diroccate, e si pose mano alla ricostruzione, alla riparazione, si trovò dietro l'altare murato il calice, la patena e altri oggetti usati da Padre Pio, che oggi possiamo eh, ammirare nel museo. Eh, sito presso il convento dei Cappuccini. Dunque c'era questo pregiudizio, questo timore ecco, verso Padre Pio, nel senso che si riteneva che lui fosse ammalato di tubercolosi, che potesse facilmente contagiare. Del resto, nei primi anni di sacerdozio, Padre Pio non confessava. Lui chiedeva, dietro le insistenze del parroco Don Salvatore Pannullo, che gli chiedeva. Ecco, di poterlo aiutare con le confessioni, padre Pio chiedeva al suo ministro provinciale padre Benedetto la possibilità di poter eh, confessare, padre Benedetto gli negava sempre eh, il permesso dicendo che non era sicuro della sua formazione eh, diciamo, teologica o morale perché aveva studiato in modo privato, quindi voleva prima eh, accertarsi che Padre Pio veramente fosse preparato per poter diciamo, ascoltare e dare buoni consigli ma probabilmente il timore era un altro, era quello che Padre Pio nel confessionale in un luogo chiuso potesse contagiare i penitenti ecco perché si temeva che lui avesse infatti la, 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 la tubercolosi cosa che non era vero però eh, il timore c'era perché non c'era una diagnosi sicura quindi probabilmente questo diniego di Padre Benedetto probabilmente era dovuto al fatto che si temeva che lui nella confessione potesse contagiare i penitenti, quindi gli fu quasi sempre negato, credo fino all'ultimo, forse gli ultimi mesi, gli fu concesso di poter confessare, non sapendo se lui fosse veramente preparato per eh, svolgere questo ministero, quando sappiamo che poi sarà il ministero che ha caratterizzato tutto il... Eh, diciamo, la vita eh, sacerdotale di padre Pio, proprio il sacramento della penitenza. Eh, grazie per questa giusta osservazione, padre Carlo. Intanto volevo far vedere grazie alla regia che ci propone immediatamente questa bella immagine, questa foto d'epoca dove vediamo il, lo stesso luogo dove tu sei, Padre Carlo, eh, come era eh, prima, in precedenza ecco questa, questa, questa sorta di stanzone, questa casa, la casa materna de, di Giuseppa, di Mamma Peppa. Eh, la vediamo proprio qui in questo angolo: eh, c'è stata la festa dell'ordinazione del giovane frate Cappuccino. Ma quest'ultima osservazione che tu hai sollevato eh, ci aiuterà ehm, a capire meglio ehm, anche questo ambito di vita e di apostolato di padre Pio. Ma facciamo una piccola pausa, poi torniamo nuovamente insieme. E attraverso questa bellissima foto d'epoca vediamo la casa di Mamma Peppa, eh, la casa materna eh, di Giuseppa Denunzio, Riconosciamo forse una nipote di padre Pio, eh, qui eh, seduto sui gradini, eh, un altro Pucinaro, se non lo stesso papà di padre Pio, mh, riuscendo a, a capire un po' mh, anche dalle sembianze. E poi questo giovanotto che vediamo. Ehm, su, sul balcone della casa di zio Michele, perché eh, subito sopra è la casa di zio Michele, avremo modo anche di visitarla con padre Carlo, è proprio Emanuele Brunatto che ebbe eh, l'opportunità di soggiornare eh, negli anni venti eh, proprio a Pietrelcina tra i familiari di Padre Pio e raccogliere tutte le informazioni che furono utili per la prima biografia di Giuseppe De Rossi, appunto Emanuele Brunatto. Ma eh, stiamo raccontando di questa permanenza. Eh, padre Carlo, proprio da questo luogo, eh, ci ha sollevato una giusta osservazione. Il timore per la sua salute e quella degli altri poteva anche essere... Un motivo circa il diniego da parte del superiore provinciale per questo frate, in ordine alla possibilità di confessare. In realtà Frappio Forgione, novello sacerdote, dal suo direttore spirituale, padre Benedetto Nardella da San Marco in Lamis, aveva avuto la netta proibizione di confessare perché asseriva che questa mansione spirituale gli avrebbe arrecato danno alla salute fisica, disturbo alla pace dell'anima a motivo dell'incertezza sulla necessaria capacità scientifica e quindi sufficiente cognizione della teologia morale per non aver così seguito regolarmente lo studio per motivi appunto di salute. Queste erano, diciamo, eh, Ufficialmente ehm, le, ehm, le indicazioni che arrivavano dal provinciale. Ecco, ufficiosamente Padre Carlo ha sollevato anche un altro tipo di eh, problematica. A questo punto andiamo da Padre Riccardo, eh, nell'infermeria provinciale eh, per chiedere appunto eh, perché, perché Padre Riccardo questo diniego eh, per le confessioni. Eh, possibile che Padre Pio per tutto il periodo della sua permanenza a Pietrelcina, quindi parliamo di circa eh, sei anni dal 1910 appena ordinato sacerdote, al 1916 febbraio quando lui è arrivato a Foggia, a Sant'Anna, non ha mai confessato? Ha confessato eccezionalmente, cioè non ha avuto il permesso ordinario di confessare. Prima di tutto ha confessato l'ex prete Tizzani, subito dopo l'ordinazione. Poi ha confessato nel 1912 o 14 quando è andato il Vescovo a Pedricina e ha dato la cresima a 450 persone. Perché allora non è come adesso. Che i vescovi si muovono molto e che la crescita si va a fare dal vescovo. I, i giovani non si cresimavano e si crescivano ogni cinque anni, ogni sette anni. Allora, quando padre Pio stava a Pedrecina ci fu questa confessione di 450 piediacinesi, piccoli e grandi, e dice: e loro siamo stati occupati a preparare specialmente i piccoli alla recezione del sacramento della cresima. E allora, ma non è detto esplicitamente, padre Pio avrà confessato, quindi eccezionalmente per la venuta del vescovo e la crismazione i 450, ma per altre cose. Quando è andato a Foggia, che è andata anche per confessare Raffaellino, Cerase. E poi a Foggia, non ha, ma a Foggia c'è pure un'altra questione, se ha confessato o no. Padre Pio dice no, perché non ho neanche chiesto al Vescovo, perché lì era... Un'altra diocesi, non ho neanche chiesto, però faceva moltissimo la direzione spirituale, tant'è vero, dice la voce, un'ondata un di, di anime viene a bene, eccetera e quindi poi è andato a San Giovanni Rotondo, San Giovanni Rotondo ha cominciato subito a confessare i ragazzi, però nel convento, perché gli era negato da Padre Benedetto questo permesso. Di confessare all'aperto, in grande stile. Poi ha avuto a San Giovanni Rotondo poi c'era un altro ostacolo a confessare in chiesa perché era un'altra diocesi e Gagliardi, arcivescovo di Manfredonia, nel maggio probabilmente del 1917 qui nel 1917, probabilmente a ha avuto il permesso di confessare uomini e donne. Tanto è vero che poi, quando ci sono state le storie per Padre Mio, e Gagliardi, dice, mi sono pentito di avergli dato il permesso di confessare. E padre Ignazio, che da questa domanda, dice non avesse scrupoli, perché le confessioni di padre mio hanno fatto tanto bene. E comunque, che dovesse confessare era volontà di Gesù, dopo la stigmatizzazione visibile perché Gesù gli disse di non essere rigoroso disse e quindi era volontà di Gesù Cristo che confessasse e poi il fatto in sé della stigmatizzazione attirava a Padre Pio e Padre Pio faceva le grazie e Padre Pio diceva che per avere le grazie bisognava stare in grazia di Dio, quindi bisognava confessarsi prima. E allora quelli che andavano a San Giovanni Sottolo, si confessavano, non tutti da lui perché erano tanti, si confessavano. Dagli altri, anche dagli altri, per avere le grazie. E nelle prime battute dell'affluenza mondiale di penitenti, Padre Pio diceva: Ma che volete parlava in dialetto, che volete, perché venite qua? E la gente diceva per lo più: Ci vogliamo confessare. E poi Padre Pio. Ha diminuito le lettere sia ai figli spirituali che ai direttori spirituali. Dice: Non me lo chiedete per carità perché la prima carità è confessare, prosciogliere i fratelli dai peccati. E quindi, la confessione è stata la caratteristica fondamentale della vita di Padre Mio, riconosciuta durante la sua vita, riconosciuta anche dall'attuale pontefice Papa Francesco, il quale ha voluto a Roma i grandi confessori del secolo, cioè Padre Pio da Venezina, e Leopoldo da Castelnuovo, San Pio, Forgione. E San Leopoldo Mandice. Eh sì, padre Riccardo, questo ultimo um, episodio che ci hai raccontato mi fa un po' sorridere perché appunto consiglior Gardegliardi che dice me ne sono pentito. Lui, che vedremo tra qualche anno eh, sarà uno dei grandi oppositori di Padre Pio, lo conosceremo proprio meglio nelle prossime puntate e che nel 1916 gli dà questa possibilità appunto confessare. La gente giungeva proprio qui da ogni dove veniva qui a San Giovanni Rotondo proprio per confessarsi da Padre Pio, ecco, queste strane coincidenze che poi si perpetuano. Ehm, proprio per questo, eh, padre Riccardo, volevo anche aggiungere alcuni dati storici. Ecco, padre Pio chiese al provinciale che gli venisse concessa la facoltà di confessare per il Giovedì Santo del 1911, mentre si trovava, sappiamo, a Pietrelcina. Ma si capisce che questa domanda era già, già stata inoltrata al diretto interessato verosimilmente nel Natale dell'anno prima, quindi Natale del 1910. Infatti, leggiamo, vengo poi nuovamente a pregarla a nome del parro affinché voglia degnarsi di accordarmi la detta facoltà di confessare gli uomini, perché lui, non dubitando del suo permesso, si trovò già avvisato il popolo. Le faccio notare che detta facoltà abbraccerebbe il solo precetto pasquale, del resto non ci sarà se non qualche ora di occupazione il solo giovedì santo. Questo scriveva. Padre Pio a padre Benedetto in questa lettera senza data all'inizio dell'aprile del 1911. Chiaramente la risposta fu sempre negativa anche per quel che concerneva la sola confessione degli infermi, eh, appunto per le motivazioni ufficiali che emergevano dalle indicazioni di padre Benedetto. E la vera storia di padre Pio oggi termina qui, ricordando a tutti voi che avete sempre l'opportunità di rivedere sul web. Um, i nostri contributi le scorse puntate la scorsa edizione della vera storia sia sul nostro canale youtube um, padre pio tv oppure sul nostro um, sito internet padrepio.tv all'interno uh, con le diverse playlist dedicate ai, ai programmi e alla prima e la seconda serie della vera storia di padre pio appuntamento come sempre al prossimo martedì alle 10.30.